studi medici? Siamo in Toscana, a Monsummano Terme. Buongiorno, volevo prendere l'appuntamento da ora. Sì, signora, la prima disponibilità era una settimana. Prima c'è. E questo che vedete non è un ospedale. Con la dottoressa, la prima disponibilità, poi là. Ma un ambulatorio di medici di famiglia associati. Allora, devi parlare con lui, quindi lo chiami sul cellulare perché qui in ambulatorio a Monsummano c'è domani mattina. Eppure la situazione sembra quella di un pronto soccorso quando c'è l'influenza. Non si trova posto. È una situazione che sta diventando quasi insostenibile. Questo signore deve tornare tra 15 giorni. Sentirti dire, fra 15 giorni ti puoi visitare, secondo me è una cosa inaudita, cioè siamo arrivati proprio, come si dice, a raschiare il barile. Le liste d'attesa sono lunghe, infatti sono qui per mio figlio per fare delle prove allergiche. Mentre a questa mamma va peggio. Ma un'attesa un anno, non è possibile. Un anno? Sì. Deve tornare tra un anno. Io torno domattina, mi ha detto. Ah, domattina? Perché c'è troppa gente? Ah. Insomma, in questo ambulatorio è come al ristorante il sabato sera se non prenoti. Solo che qui di mezzo c'è la salute. Monsummano è una delle zone di maggior sofferenza perché medici che rimpiazzino quelli andati in pensione non se ne trovano. E i medici rimasti, che dicono? Lui è dottor Massimo Cecchi. Da solo deve curare un numero di pazienti enorme. Io personalmente ho 1880 pazienti. Secondo le norme, un medico non potrebbe avere più di 1500 pazienti e invece le regioni hanno dovuto alzare il limite. Il massimale in queste zone è stato portato da 1500 a 1800 proprio per carenza assistenziale, perché le persone non possono certamente stare senza un medico di riferimento. E questo perché la sanità sta vivendo un dramma. I medici di famiglia si stanno estinguendo. Molti medici sono andati in pensione e non sono stati, diciamo, sostituiti. Lui è Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe, e ci rivela quanti medici mancano in Italia. Al 1 gennaio del 2023, le nostre ultime stime valutano circa una carenza di circa 3.100 medici di medicina generale in tutta Italia. Quindi i pazienti di oltre 3.000 medici si trovano oggi senza riferimenti, ma non solo. Il futuro è anche più nero di così. Entro il 2026 andranno in pensione circa 11.500 medici di famiglia, lasciando ovviamente scoperte ulteriori posti liberi che non saranno coperti adeguatamente dalle nuove leve. Per capire quanto sia grave la situazione, siamo andati a Bologna, dove solo il 20% dei dottori di famiglia è disposto a prendere altri pazienti. L'80% è arrivato al limite. Io sto per prendere residenza qui a Bologna. Indossando una telecamera nascosta, ci siamo finti una cittadina che è appena arrivata in città. Vorrei scegliere un medico, insomma, di famiglia. Lei avrebbe posto? E vuole trovare un medico. So che sono piena, mi hanno detto, sono tutti messi così, più o meno uguali. Io sono, cioè, non dico massimalista, ma ho già almeno un punto. E quanti pazienti ha? 25, semmai 1.800, però di più non ne voglio, cioè nel senso io ho dato proprio il blocco. Qui il dottore è già arrivato a 1.800 pazienti. E lei avrebbe posto, semmai? Mi risulta di no, che ci abbiano bloccato le nuove scelte, neanche per i ricongiungimenti familiari, che sono in teoria d'obbligo. Qui, neanche se sei arrivato in città per ricongiungerti con la famiglia, ti possono dare lo stesso medico. Ma il dottore aggiunge un dato allarmante. È una mezza un po' sporca, nel senso che hanno dato i soldi che erano per noi per assumere la nostra figlia. Insomma, dovunque andiamo... Non ci sono posti, non ci sono medici, non ci sono posti. La stessa risposta. Lei avrebbe posto? Mi sono fuori. Pieno? Pieno, sì. Siamo pieni. Io sono pienissimo. E se c'è qualcuno libero, ci sarà un motivo. Se da medico soprattutto siete costretti, tra virgolette, a scegliere chi ha pochi pazienti, che più delle volte ha pochi pazienti con motivo, cioè non è che... Insomma, i medici sono così pochi che il principio della libera scelta è andato a farsi benedire. Grasso che cola se si trova qualcuno, se non è bravo, te lo tieni.
Ma se questa è la situazione nelle grandi città, chissà cosa succede nelle zone rurali. Quello che si sta sperimentando oggi è un fenomeno di desertificazione dei medici di medicina generale nelle cosiddette aree disagiate, quindi aree a bassa densità abitativa, zone montane, piccoli paesini, dove spesso il medico di famiglia va in pensione, magari aveva già 1.500-1.800 assistiti, e l'ASL diciamo, mette a bando la cosiddetta zona carente, ma non si presenta nessuno. Siamo a Tolfa, un paese arrampicato sui monti, famoso per la sua rocca. Ho da prendere con carta, se no con briscola, scegli. Qui abitano tanti anziani. Dal 2023 hanno un problema. Ma il fatto sono diventati grandi. I medici locali sono diventati grandi, cioè sono andati in pensione e loro sono rimasti senza. C'era una che ha fatto un concorso, l'aveva vinto, una qui di Tolfa. Dopo rinunciato, è stata da 15 mesi. Quindi, quando arriva un sostituto, se ne va dopo poco e ricomincia tutto da capo. Qualcuno comunque ha preso un dottore da Civitavecchia e quando gli serve qualcosa di una macchina è un sacrificio. Per cui gli anziani di Tolfa, per farsi visitare, devono migrare nei paesi vicini. Come in quello di Mauro Mocci, storico medico di famiglia della zona. Lui avrebbe diritto ad andare in pensione, ma non ci riesce. Si sente in colpa. Non ci vado per un motivo, non perché non mi dispiacerebbe andare in pensione, perché abbiamo difficoltà. Se vado in pensione i pazienti me lo chiedono, non ci vado per una questione proprio di... Mi sento come dovere, perché c'è carenza di medici, di medicina generale, e soprattutto nei paesi. Ci sembra di lasciar soli i pazienti, cioè non possiamo, io veramente sono preoccupato. Dal Lazio passiamo alla Lombardia, siamo a Rho e qui il medico ci è andato in pensione. Buongiorno, finanzieri. E ormai la conoscono tutti. Meglio. Dopo anni di onorato servizio, quindi. WhatsApp, richieste di aiuto, consigli, c'hanno WhatsApp e mi telefonano. Lei per quanti anni ha fatto il medico, quindi? 42 anni. È difficile di colpo smettere. Nel mio ambulatorio. Questo era il suo, quindi? Questo è il cortile dove c'era il mio ambulatorio. Ci ha lasciato il cuore qua. Con lui hanno smesso di lavorare anche altri due dottori nei dintorni di Rho, lasciando soli oltre 3.600 pazienti. Il risultato è questo. Avevo bisogno del medico di base e in questo periodo purtroppo la mia dottoressa è andata in pensione e mi sono ritrovata praticamente senza il medico di base. Io sono una malata cronica di una patologia abbastanza importante e avrei bisogno anche di un'assistenza medica. Quindi nel frattempo per curarmi sono dovuta rivolgere al privato. Ma infatti io sto rinunciando, io devo fare degli esami e sto rinunciando. Mi faccio scrivere le medicine e basta, speriamo che mi arrivi un medico. La signora addirittura rinuncia a curarsi. Allora la ASL ha pensato ad un rimedio temporaneo. Ci hanno praticamente aperto uno sportello, tra l'altro neanche a Rho, ma a Passirana, all'ospedale di Passirana, che dista più o meno 5 km da qua. Meno male che ho la macchina, meno male che io uso internet, perché andare a piedi ci metti un'oretta. Non hai l'orario, non sai che ora sia aperto o non sia aperto, quindi se non hai in internet come fai a sapere se è aperto? E noi siamo andati a vedere come funziona questo sportello. L'ambulatorio è spesso chiuso e questa infermiera ci racconta il caos. Anch'io mi servo qua, non ho il medico. C'è questa situazione un po' del cacchio. Il macello, non caso. Immagino la fila, infatti. La minata è che uno sei malato, che magari 40 di febbre, devi venire qua. No, poi per le persone magari più anziane, se no sono più giovani. Non è uguale, è uguale. Cioè, è un casino, ci porta magari a spostarsi, fare le cose. Un casino, mi dirvi, il cuore qua c'era un macello. Dalle 3 fino alle 8 c'è un casino. Per la carenza di medici in Umbria, come in altre regioni, una soluzione tampone è stata trovata. Siamo nelle campagne tra Terni e Rieti. Qui una dottoressa c'è. Si chiama Cecilia Candelori, ma ha una particolarità.
Tu sei ancora una specializzanda? Sì, ci è stata data l'opportunità di poter prendere la convenzione, quindi i pazienti propri, proprio per questo deficit di medici e perché rischiavano di essere zone scoperte. Dunque, questo medico fa il medico senza esserlo ancora e come lei, tante altre colleghe. E così come me, altre due mie colleghe che operano sul territorio sono in corso con me, quindi andiamo a lezione insieme. Insomma, ci sono così pochi dottori che in alcune regioni si mandano al fronte i giovani. Ciao, buongiorno. Che si trovano dall'oggi al domani con 1000 pazienti da gestire e anni di studio ancora davanti. Allora, adesso vediamo un po' le cosine. All'inizio ti spaventa, soprattutto il telefono che squilla, non riconosci chi è che ti chiama, magari ti ha chiamato due settimane prima ma non ricordi il nome. Spaventa un po' l'idea di avere la responsabilità di 1500 persone su un territorio poi molto ampio, no? Respira, respira. Non è stato facile all'inizio anche avere questo rapporto di fiducia perché veniamo da medici che sono stati qui da lungo tempo, quindi anche quella era un po' la paura della credibilità, no? Arriva un medico giovane, perché dovrei starlo a sentire? Perfetto, ok, ci rivestiamo.